È partito da Helsinki in Finlandia il viaggio dell'orchestra multietnica di Arezzo per ricordare la Shoah e commemorare le vittime dell'olocausto nazifascista nel ricordo del 27 gennaio 1945, data della liberazione dal campo di concentramento di Auschwitz. La nostra società ha potuto fare questo, dobbiamo, è necessario, è un nostro imperativo capire e costruire anticorpi perché questo non accada più. Il viaggio di Kekki Kinnor, prendi violino, progetto di Enrico Fink, si è concluso adesso ad Arezzo, a pochi giorni dalla ricorrenza del 27 gennaio al Teatro Pietro Aretino. Certo spettacolo dedicato non solo al ricordo delle vittime della Shoah, ma al racconto attraverso i canti delle tradizioni ebraiche in Italia della lunga storia di una minoranza presente nella penisola da più di 2000 anni. Spesso si pensa agli ebrei come un popolo altro che magari distaccato, non presente sul nostro territorio. Gli ebrei sono parte della cultura italiana, del mondo italiano da ben prima che esistesse l'Italia. Noi raccontiamo in musica gli ebrei italiani attraverso le tradizioni degli ebrei italiani, reinterpretate liberamente dall'orchestra multietnica che qui a Arezzo è un percorso ormai da tanti anni che lavora su questo, no? A far capire l'importanza e l'opportunità e la ricchezza che è la diversità